Ciao gente, bentornati sul canale. Oggi faccio una cosa un po' diversa dal solito. Volevo portarvi uno zaino, un setup di uno zaino. È uno zaino che mi porterei dietro per fare una classica salita su una cima delle Alpi, dove c'è il primo giorno l'avvicinamento al rifugio, la notte in rifugio, il secondo giorno la salita in vetta, magari con l'attraversamento di un ghiacciaio e poi il rientro. Vuol dire praticamente tutte le cime dai 3.500 in su, più o meno, della catena alpina. Bruttino. La logica con cui ho costruito questo zaino è di avere uno zaino abbastanza leggero, senza però farmi mancare nulla. Questo perché trovo che abbia poco senso portarsi dietro una valanga di cose che poi non useremo mai in montagna. Molto meglio magari imparare a fare qualcosa in più, con meno cose, meno attrezzatura, e viaggiare un attimino più spediti, più leggeri. Manca l'imbrago. Ho dimenticato l'imbrago. Questo video è appena diventato come non preparare lo zaino. Nello zaino ovviamente manca la roba che ho addosso, quindi un paio di scarponi in Gore-Tex, suola rigida, semi ramponabili meglio, ma volendo, una volta che hanno la suola rigida, van bene anche se non sono semi ramponabili, basta avere i ramponi con le gabbiette davanti e dietro. Un paio di pantaloni di alta montagna, ho sotto un paio di calze tecniche ovviamente. Questo è un pile, sotto il pile ho una maglietta tecnica. Queste sono le uniche cose che ho addosso, tutto il resto sta nello zaino, tranne l'imbrago che ho dimenticato. Eccoci, ho smontato lo zaino, ho tirato fuori tutto, tutto qua bello steso per terra. Adesso partiamo dallo zaino e vi faccio vedere pian pianino come metto dentro tutta quella roba qua, la facciamo entrare tutta. Lo zaino che ho scelto è uno zaino da trekking da 30 litri, può andare bene un 25-30 litri mediamente. Questo è l'unico che ho io da trekking e quindi mi faccio andare bene questo. Non è leggerissimo, però neanche troppo pesante. Prima cosa, quello che ci sta nella tasca sopra. La tasca sopra ci va tutta la roba piccola e di cui potremmo aver bisogno durante la giornata. Quindi quello che metto dentro io nella mia tasca sopra è sicuramente il frontalino, che probabilmente è il secondo giorno, se partiamo dal rifugio ce l'abbiamo già in testa montato sul caschetto, e dopo quel punto ce lo teniamo tutta la giornata. Il primo giorno l'avvicinamento al rifugio, sicuramente questo è inutile, quindi dentro nella tasca sopra. Altra cosa, la tessera del CAI, se si va in un rifugio CAI è super utile, quindi tesserina del CAI con dentro i soldi, i documenti che servono, e anche questa va dentro sopra. Sempre sopra un pacchetto di fazzoletti, gli occhiali da sole, protezione 4 sul ghiacciaio, perché altrimenti i riflessi del sole vi ciecano, arrivate a casa la sera che non vedete più assolutamente niente, lo so per esperienza purtroppo. Ultima cosa che metto nella tasca alta è la crema solare, protezione alta o altissima totale, per lo stesso motivo, perché il sole in alta quota spacca qualsiasi roba, quindi questa è super utile se non volete ustioni che vi portate dietro tutta la settimana. Ok, finito, la tasca sopra la possiamo chiudere. Altra cosa, andiamo a vedere, quello zaino qua ha due tasche laterali che secondo me sono relativamente comode. In una ovviamente ci metto la borraccia, che almeno se ne sta per i fatti suoi in una tasca dedicata a lei. So che lì dentro c'è solo la borraccia, se voglio tirar fuori l'acqua so subito dove andare a prenderla, e so che se tiro fuori l'acqua non c'è il rischio che mi caschi fuori nient'altro, quindi questa sta lì. L'altra tasca laterale la sfrutto invece per tutte quelle cose piccole e che possono servirmi durante la giornata, ma in maniera molto veloce. In particolare la uso per i guanti, e ne ho dietro sempre due paia, un paio pesante per quando fa più freddo, quando c'è più vento, che vado a metterli in fondo, e un paio più leggero ovviamente per quando c'è meno freddo, e da usare come secondo guanto, che almeno restano sempre asciutti, anche se gli altri dovessero bagnarsi ho un paio di guanti di backup. Terza cosa che sta in quella tasca qua, vado a rubarla da qua sotto, è il buff, lo scaldacollo. Questo è utile per mille motivi diversi, ci si può fare un sacco di cose, e anche questo nella tasca di accesso rapido qua di fianco. Anche questa possiamo chiuderla e abbiamo finito. Ok, adesso andiamo a vedere quello che metto nella tasca principale, che è il tascone grosso centrale. Allora, prima di tutto il kit di pronto soccorso, dove metto dentro anche uno spazzolino e un dentifricio per la sera. Questo ha una tasca comoda dietro e lo caccio lì, che resta per i fatti suoi. In fondo allo zaino metto
tutta la roba che sono sicuro che il primo giorno non mi servirà mai e che invece potrò tirar fuori con calma durante la sera. Vuol dire il sacco lenzuolo, che è obbligatorio nei rifugi, sarebbe obbligatorio nei rifugi, e questo me lo butto in fondo. Una salviettina in micro pile super leggera, che anche questa è una piccola comodità in più che mi porto dietro. Mi piace lavarmi la faccia e potermela asciugare quando sono in rifugio. Un paio di calze, perché una cosa che odio è camminare con i piedi bagnati. Se per sfiga mi si bagnano i piedi, il primo momento che riesco io mi cambio le calze. Questo è uno dei pochi doppioni di vestiti che mi porto dietro, però anche questo finisce in fondo allo zaino perché so che sicuramente il primo giorno non lo uso mai, lo uso forse il secondo. Altra cosa che finisce in fondo allo zaino è la maglietta termica. Non sono un particolare amante delle magliette termiche, io ogni tanto le uso, ma in estate veramente poco, sono abbastanza caloroso. Nel dubbio una però ce l'ho sempre dietro, soprattutto per la mattina, a volte fa molto freddo, molto vento, torna comodo averla. Comunque è una cosa che difficilmente uso, quindi anche questa io la caccio in fondo allo zaino. Ultime cose, non è rimasta molta roba come vedete qua per terra. Io non mi porto dietro tantissima roba, cerco di portarmi dietro un po' il minimo indispensabile. È rimasta un po' di ferramenta e la parte esterna di guscio e piumino. La parte tecnica, quindi ferramenta, ramponi e tutto quello che gli gira intorno, la caccio subito sopra lo strato di roba che so per certo che il primo giorno non mi serve, perché su alcuni avvicinamenti io potrei già aver bisogno dei ramponi il primo giorno. Quindi ramponi e poi tutta la ferramenta. In questo caso quello che mi porto dietro è lo stretto indispensabile per fare una conserva su ghiacciaio, quindi ho il cordino da ghiacciaio e poi il minimo indispensabile per fare una sosta e eventualmente qualche paranco base e recuperare un'eventuale caduta da ghiacciaio. Quindi ho una sosta già pronta, ho due viti da ghiaccio, ho qualche cordino e qualche moschettone aggiuntivo e un reverso, una piastrina. Io mi trovo molto bene con il reverso perché è un pelino più versatile della piastrina, però anche con la piastrina si possono fare tranquillamente tutte le manovre di recupero. Tutto questo mi fa il mio strato intermedio. Sopra vado a mettere le ultime cose. Le ultime cose sono tutte quelle che potrei usare molto spesso ma un po' ingombranti, per esempio il piumino, il guscio e quello che adesso ho addosso. Per esempio qua sotto ho una maglietta tecnica e sopra ho già messo un pile. Io vado a mettere il guscio sotto perché solitamente è quello che uso di meno in assoluto. Il guscio lo uso quando c'è molto vento o quando per sfiga mi trovo sotto una nevicata, allora vado a mettere il guscio, se no di solito è una cosa che uso poco. Un piccolo trucchetto è quello di mettere dentro i vestiti con le cerniere, sempre con le cerniere aperte. Io proprio lo impacchetto malamente e lo butto nello zaino, perché il momento che mi serve lo tiro fuori, prendo un lembo, lo scuoto, è già aperto e me lo infilo al volo senza star lì a cercare la cerniera, doverla aprire, sono tutte perdite di tempo. Quindi lo butto giù già con la cerniera aperta. Stessa cosa, il piumino, questo lo uso un po' più spesso del guscio perché tutte le volte che mi fermo il piumino è la prima cosa che metto. Non lo uso mai a camminare perché sennò sudo e non è mai una cosa divertente. Però il momento che ci si ferma questo diventa super utile, è super comprimibile, se prendete un piumino in piuma diventa super piccolo. Anche questo cerniera aperta e poi semplicemente giù nello zaino. Ultima cosa, soprattutto il caschetto, perché ti invia un po' di spazio e quindi io ho l'abitudine di lasciarlo sopra tutto il resto. A questo punto chiudo lo zaino. Mi restano fuori queste ultime due cose. Ovviamente la picca ha il suo spazio, adesso questo si fa un attimo di fatica. Allora, sì, non è al massimo il sistema di fissaggio della picca di quello zaino qua. Questo per esempio fa un po' di fatica a starci, però ce la facciamo andare bene. E la corda
che invece è semplicemente una corda da 30 metri, secondo me è sufficiente per fare la conserva su ghiacciaio nella stragrande maggioranza dei casi, e semplicemente la metto a tracolla sopra, se ho necessità la infilo nei tiranti laterali, così gli do una strattonata, lei sta ferma, la infilo di qua allo stesso modo e lei da lì non se ne va più. Chiuso lo zaino, e voilà, pronto per la mia salita sul ghiacciaio. Vi chiedo di lasciarmi un commento con le vostre impressioni su questo zaino. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, così resterete sempre aggiornati su tutti i nuovi video del canale.